Ora 6, noi stiamo partendo. Una buona settimana a tutti voi. Buonasera a tutti, siamo ancora qua. Dopo 14 ore e 1200 km ne abbiamo ancora un tot. Eccoci qui, vi faccio vedere i ragazzi davanti che si stanno dando da fare. Il navigatore Dan, il pilota, il driver, che fino a 5 minuti fa dormiva. Si è svegliato all'urlo di, possiamo dirvelo? Siamo da qualche parte verso Saragozza. In orario per domani sera, siamo in orario. Per domani sera siamo in orario. Stanotte credo che arriveremo tardi all'albergo. Non importa. Buona serata a tutti. Ciao! Siamo arrivati. Sì. Buonanotte a tutti. Buongiorno amici. Ciao. Eccoci qua. Svegliati da poco. Stiamo a fare la colazione. Fa un freddo fotonico. Fa freschino perché il clima qua lo usano, gli piace usarlo. E niente, adesso ci organizziamo. Phil deve cambiare le corde alla Gibson, Dan deve cambiare la pelle al rullante, immagino. Io farò finta di cambiare qualcosa anch'io. Anche al braccio, visto il sole di ieri. Ok. E poi ci buttiamo fuori in piazza. Andiamo a fare un giro per questa splendida città. Qualcuno che si collega e sta guardando, un saluto a te che stai guardando e a tutti quelli che guarderanno dopo. Una buona giornata e portate pazienza se questa settimana vi romperemo un po' le scatole con queste dirette. Dobbiamo documentare il nostro viaggio. Esatto, c'è la Chiara connessa, buongiorno Chiara. Matteo, grande il maniero. Andare a fumare. Che dire? Ciao a tutti. Che è il suo rullante? Deve essere una nuova frontiera dell'arte. Un passaggio per dire. Eccoci qua, siamo nel camerino della gruta 77, camerino, sì, insomma, attrezzato bene, attrezzato bene, bunker, attrezzato bene.
e stiamo per iniziare, tra poco si parte. Adesso usciamo dalla porta, entriamo al parco e vi vediamo tutti lì sotto, giusto? Giusto, le bandiere italiane. Va bene, niente, non è una diretta perché non c'è connessione in questo locale, quindi... Perché è una gruta. Perché è una gruta, giustamente. Se l'era ripetitur... No. Ne uscivamo, ma così, no. Ah, hai fatto vedere la doccia? La doccia, c'è la doccia, chiaramente, perché qui si suda, quindi dopo ci si lava. Senza il soffione, però qualcosa troveremo. Buona serata a tutti, ci sentiamo dopo. Cheers! Serata, siamo da Ginos. Ginos che pizza niente male, pizza niente male, non c'entra niente con la nostra, anche se Gino dice benvenuti alla cucina italiana. Sì, non siamo i soliti turisti che vanno comunque a mangiare, abbiamo sbagliato, non troviamo niente di aperto. Abbiamo girato tutta Madrid e poi ci siamo fermati in un posto dove dicevamo, cavolo, sembra di conoscere questo posto, siamo esattamente di fronte al nostro albergo. Perfetto. Qui c'è Daniele che si è appena spazzolato tutta la pizza. Volevamo dirvi comunque, se passate da Gino, c'è la novità che è la nuova pizzetta con Nutella e gelato, che io vi consiglio di andare a mangiare direttamente in bagno. Ah, nota positivissima è la birra. È molto buona. Questa birra qua è veramente buonissima. Già siamo così, sta che spaccio. E niente, non solo notare che a quest'ora qui in Madrid ci sono ancora 35 gradi, ben 35 gradi. E nessuna persona in strada. Forse perché ci sono i 35 gradi. Ah, cosa vuoi? Ciao mamma. See you later, no dico, see you later. City, e da subito si presenta un gran bel locale. Ingresso musicisti, palco, diretta Facebook. Yeah. Hello to everyone, we are here in Valencia waiting for the second show of this Spanish tour with Nervosa and Ivory Times. Hope you like this beautiful stage we have here. It's enormous and everything goes really really fun. Keep rocking. Our amigo reaction. Gustavo reaction. Gustavo. Iván. David.
Raymond. Yeah. Dani. Dani. Y ahora Gustavo tu versión. Adesso andiamo a vedere il backstage. Così sono nervose. Qui ci siamo noi. Dico, andrà riempito. El técnico. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. E niente, adesso aspettiamo che continui il palco, poi facciamo un soundcheck e via la serata. Ciao! Serata, gran bel palco, gran bel locale davvero, Rock City, veramente. E adesso siamo venuti a cercare un po' di cibo e a vedere un po' il mare. Questi giorni non abbiamo avuto tempo. Finalmente. Eccolo. Bisogna toccare l'acqua. Porto più o meno di Valencia, mi sembra. Però spiaggia gigantesca. Spiaggia giga. Guarda che l'unica cosa che non manca qui sono i gradi. E là, vai a toccare l'acqua Phil, vai. Abbiamo portato il bimbo al mare. Eh sì, guarda com'è contento. Vado. Oi là, guarda, si è bagnato. Quando hai mangiato però, perché se hai mangiato da poco non puoi toccare l'acqua. Claro, è che bello. Miami?
costruito. Eccoci. Questa è la cortina del mar. Buenas noches. Hola. Buongiorno a tutti. Siamo presi per Barcellona e stiamo facendo la colazione. Abbiamo trovato un autogrillo molto fornito. Infatti qui ci sono l'autogrill, qui si può parcheggiare anche dentro. Qui c'è Filbertone che ha preso un succo di pomodoro, credo. Pomodoro, un po', bravo. Non è che non ne prendono più di peso, sai? Andiamo a cercare Dan, eccolo qui. Qui c'è Dan. È vero, cappuccio? Sì, ma come hai fatto questa scelta così azzardata? Beh, il cappuccio è tipico spagnolo. Ah, no? Tipico spagnolo, sì. giusto. Ciao. Dan, la mattina sono riuscito a fare colazione e ragazzi vi mangia. Infatti ci siamo dovuti fermare perché mi stava mordendo la spalla. Modello Suarez Chiellini. 4,95 euro il succo. No, dico, sono messi male. Sono messi male, non mi sembra. Comunque solo per dirvelo, in tutta la Spagna c'è connessione a manetta, al massimo. Estamos aquí, el nuestro amigo Daniel. ¿Cómo es este cappuccino? Son parole tue. Sicuramente buonissimo. Buonissimo, ma rispetto a quelli degli altri giorni, visto che sei in grado di fare una statistica ormai. No, meglio questo. Meglio questo? Meglio quello dell'autogrillo rispetto all'albergo? Ieri abbiamo bevuto un po' di sangria, buona, anche. Oggi vogliamo tassativamente mangiare la paella, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. A costo che suoniamo a casa di una signora, intanto la signora spagnola ha sempre qualcosa in casa per fare la paella, quindi a costo di infilarci nella casa privata, oggi sarà paella per noi. I will brave you to believe I owe. With my speech you make you fall. I owe that you can be Soundcheck. Tutto ok, ecco Dan, tutto ok. Phil è qua, ve lo faccio vedere. Ecco Phil, tutto ok anche per Phil. Ok, questo è il locale. Qui c'è il Dan lato migliore, il Dan che ci piace.
merchandising. Non c'è uno che aspettava qualcuno in moto, giusto lì. Andiamo nel camerino, sono tipo 50 gradi. E qua diretta Facebook reaction by reaction. I'll see you soon together. I'll see you soon Milano. Huh? Milano, right? Oh, when? I don't know. Whatever you want. Ah, okay. Okay, if you want, call me, eh? After we'd like a selfie, eh? With the roller. Also, yes, for sure, with the van, of course. The toilet. As you see, E qua vicino a me, faccio parte della sessione, ecco qua. Un partecipante live. Abbiamo ricevuto dei bei complimenti da gente competente, quindi ci fa piacere. E niente, siamo molto contenti della serata. Il punto della situazione lo daremo domani. Iniziamo a dirvi che domani sera vi aspettiamo a Gerole, all'apertura del concerto di Roundabout, e quindi vorremmo che tutti quelli che ci hanno seguito questa settimana ci fossero, così da condividere una risata insieme. Siamo entrati, caso vuole, in un altro bello autodrill, è arrivato anche Phil Bertone, è andato a lavarsi la faccia, perché si era mascherato, no? Come Kiss, lui si maschera per suonare. Siamo in... E un altro bello autodrill, guardate che bella piantina che c'è sul tavolo dell'autodrill, eh? Tavolo in legno massello, no? Ah, 50 euro con la piantina, no, dico, no, dico, ma guarda qui per fare la paella marisco che abbiamo mangiato oggi. Sì. Oh raga, oggi ci siamo sfondati tra paella marisco e calamari fritti, che erano dei bracciali praticamente. Ci siamo veramente sfondati, infatti stasera tutti e tre non abbiamo toccato cibo né niente. Ma la sera, la notte è ancora lunga, chi lo sa. Comunque, se passate da Tarragona al ristorante L'Ancora, c'hanno la nostra foto. Ma cos'hai preso? Dai, un cappuccio di nuovo? Sì. Ah, te apri e finisci la giornata col cappuccio? Sì, come sempre. Ma poi magari ti do il cambio alla guida, no, per quello. In cappuccio, you trust. Ecco, in cappuccio. Ecco. C'è il grande Danilo Zeppa collegato. Danilo, ci vediamo domani sera on stage. Ma c'è questo gioco. Non puoi farsi il tuo, è indipendibile. Qui c'è il Danilo collegato. Ciao Minchioni. È tua sorella.
Sempre delle belle parole per noi. Visto? Cioè, abbiamo il casco di Valentino Rossi. Oh, comunque siamo in Spagna e ve lo vogliamo dire, Lorenzo culo e culo che non glielo dice. Va bene. Boh, noi ci rimettiamo in marcia. Metti petetà. Ciao ciao. Hello guys! Here we are! Sorpresa, siamo già arrivati! Tac! Ci ha preso un po' il milanese in questa avventura. Comunque siamo appena sbarcati a Casale. Ebbene sì, perché questa notte, dopo che ci siamo sentiti, mettiamo la cintura, per cortesia. Non sai mai ci possono. Che segna grande, dai. Vorrei mai che ci fossero, insomma. Che volevo dire? Ecco, infatti, per testimoniare che siamo arrivati. Questa notte abbiamo detto, vabbè, andiamo un attimo a fare qualche chilometro più in là, un po' alla Forest Gump, no? Siamo arrivati a Montpellier e abbiamo detto, beh, già che siamo arrivati fin qui e abbiamo ancora voglia, andiamo fino a Marsiglia. Poi siamo arrivati a Marsiglia e abbiamo detto, vabbè, tanto che siamo arrivati a Marsiglia, andiamo ancora un po' più avanti, di qua e di là, insomma, e poi quindi, insomma, siamo arrivati a casa. Siamo arrivati. Locale del Nero, diciamo. Comunque rispetto all'andata è una passeggiata di salute. Ok, ci fermiamo qui, siamo arrivati a casa di Phil e niente, ti vedere Phil. Grazie a tutti, ci vediamo più tardi a Giarole. Ciao ciao. Bella raga, siamo alla fine di tutto. Sicuramente ci sarà della gente contenta, stufa di... Ci abbiamo intasato le bacheche questa settimana. E niente, finita questa bella esperienza. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato con noi, dagli altri gruppi, quindi l'Armir, i fratelli spagnoli Reaction, e Nervosa. Roundabout, la Crown Metal Agency. Tutti quelli che abbiamo incontrato, alberghi, tutto quanto. Stanchezza. Molta stanchezza, però anche contentezza, soddisfazione, sì, eccetera, crescita sicuramente. Niente, spariamo un po' dalle scene live per metterci, come avevamo già detto, a lavorare al nuovo album e speriamo che poi con quello ci sia parecchia attività. Ma europea o più lontana? Qui. Direi oltreoceano. Oltreoceano, oltreoceano. Puntiamo in grande. Dove lo fanno l'oceano? Indiano. Lo fanno indiano? Vabbè, porto l'intero Germania. Comunque, sabato... Niente, dai, dobbiamo finire qui di scaricare, quindi saluti a tutti, grazie mille, seguiteci. Ciao. Ciao.